comunque per tutto il giorno continuerà a passare acqua. Comunque il pericolo è scampato, la città è salva. Ieri insomma, ci sono stati dei momenti in cui l'ultima mattinata la situazione era molto molto critica e il rischio di inondazione fortunatamente sia le opere di casa di espansione e soprattutto l'opera dello scolmatore hanno funzionato bene. Qui bisogna fare un'attenta riflessione sulle manutenzioni, avete visto quanti alberi, quanta roba è arrivata, i materiali, bisogna tagliare il corso del fiume da qui a Firenze, deve essere tenuto come nelle foto che potete riferire negli anni 50 quando era completamente a raso. Cioè, perché non ci possono stare nei greti del fiume gli alberi e quant'altro. Quindi noi sulla manutenzione chiederemo alla regione di impegnarsi, abbiamo le strutture di consorzio di bonifica, di SECO consorzio di bonifica, ma in modo particolare il nostro, il 4 Basso Valdagno, che hanno mezzi, hanno gli uomini, hanno le competenze per poter fare questo tipo di operazione. È fondamentale.